però visto l'argomento che stiamo per affrontare dovevo mettere degli web, che ne so, Last Christmas, visto che c'è anche un film che si chiama così, magari tra un po' lo chiediamo anche subito alla nostra ospite. L'ospite del giorno è la nostra Paola Pela. Buongiorno per Giovedì Cinema, buongiorno Paola e grazie per essere qua con noi. Buongiorno, finalmente esce Babylon. Sì, sei contento, Freddy? Molto, molto contento. Molto contento. Oggi, poi l'idea è stata tua, diciamolo. Oggi da Babylon, che ovviamente ancora dobbiamo vedere perché è uscito oggi al cinema, quindi andiamo al cinema a vedere, sì, Babylon, sì. Anche perché il regista è anche un premio Oscar, oltretutto è una garanzia. Dura 3 ore il film, ve lo dico. Vabbè, ma vale la gioia. Ma sì, ma un attimo, così. Tipo Avatar, vai. La durata è quella, perché c'è il nostro ascoltatore che stamattina ci ha scritto che è andato a vedere Avatar portato dalla famiglia 3 ore e non ce la faceva più, senza interruzione tra l'altro. Esatto, quindi ragazzi sapete cosa vi aspetta, però è un gran film perché ci parla in maniera fantastica, e lo dico senza averlo visto, ecco, ve lo proprio serenamente. Vabbè, andiamo su fiducia. Della Hollywood degli anni 20, quando il cinema non era ancora un'arte, era artigianato, ecco, cioè non era considerato proprio un'arte, ma lì si è fondata come arte grazie a un certo numero di attori di cui oggi accenniamo un attimo, perché veramente è bello, e anche ci fanno da esempio, perché sono comunque attori che hanno in parte avuto anche poi un'evoluzione di consapevolezza di sé che ci può dare delle dritte non indifferenti. Però ecco, qui in questo film in Babylon si parla diciamo dell'avvento del sonoro nel cinema e quanto questo ha mandato in crisi una parte degli attori dell'epoca, e quanto invece per altri è stato foriero di grandi successi, anche perché ascoltare la propria voce, questo accadrà al personaggio di Brad Pitt quando fa il muto, il cinema muto, immaginiamo come poteva essere all'epoca, cioè non si concepiva il sonoro, quindi era appunto in creazione, si stava creando, c'era anche una grande libertà artistica quasi selvaggia all'epoca nel cinema, che poi è stato usato per la propaganda eccetera, quindi se ne è capito anche l'influenza, ma molti attori all'epoca andarono in crisi proprio ascoltando la loro voce, cioè cos'è sta roba, cioè sul film, no? Ma anche quelli che andavano a vedere, no? Abituati a vedere i volti, ma diciamo che fanno questi, sì. Parlano, ecco, esatto, e quindi immaginiamo, erano come bambini all'epoca, diciamo a livello, no, di stupore, anche la famosa scena del treno, no, che sembra, che spaventa tutti molto tempo prima, ma che quasi sembrava entrare nella sala cinematografica e tutti scappano, un po' il senso è quello, e in questo movimento, in questi cambiamenti anche che hanno portato crisi, ma anche molti cambiamenti positivi che sono alla radice della storia del cinema e del cinema di oggi, Hollywood in quel periodo insomma le combinava di cotte e di crude, e moltissimi attori e attrici erano disposti a scendere a compromessi, ma non Mary Pickford e Charlie Chaplin, attenzione, loro no, sono stati se stessi per quanto abbiano interpretato dei personaggi di vario tipo, al punto, lei specialmente, di essere la prima vera star di Hollywood, riconosciuta, diventata poi produttrice grazie alle sue scelte, alle sue intuizioni, l'unica donna ad entrare nella United Artists insieme a Charlie Chaplin, al marito di quel periodo, e a Griffith, che poi è tuttora insomma macina film e produce film, insomma è stata una donna da prendere da esempio, perché non è scesa a compromessi, classici compromessi che possiamo immaginare in una Hollywood dove si è disposti a tutto per avere successo, per brillare, per diventare stelle, ecco lei no, lei lo è diventata ed è stata la numero uno grazie a queste intuizioni, e Charlie Chaplin anche grazie al fatto che credeva nell'ignoto. Mi piace la sua citazione che dice: io ho fede nell'ignoto, in ciò che sembra impossibile, ma magari è semplice in altre dimensioni, ma qui da noi invece è l'impossibile, ma in realtà è proprio quello che ci dà la carica, questo ignoto, questo buttarsi, questo andare, questo crederci in se stessi e nella vita, no? E poi Chaplin, quando è arrivato il sonoro, se non ricordo male, è uno di quelli che però ha continuato a girare film muti, perché comunque insomma c'erano, sì, dei suoni, però lui ha parlato molti anni dopo.
Sì, quindi... esattamente, lui ha continuato a fare film muti, quindi ha sfidato anche il sonoro, nonostante, tra virgolette, cioè non perché voleva rimanere ancorato al vecchio, ma perché aveva senso, era un senso artistico fare quel film muto, quindi cominciava quindi a diventare il cinema anche un'arte, ad avere, ecco, c'erano queste intuizioni più artistiche che si svilupparono in quel periodo, quindi poi dopo da lì ce n'è per tutti i gusti. Ma avremo modo di esplorare un po' di cinema, di storia del cinema, ci diverte in modo semplice, chiaro, in questo modo sicuramente è bello. Potevano fare quindi, in quel periodo, un po' quello che volevano gli attori di Hollywood, produttori, registi, insomma era veramente, cioè, quella libertà che si intravede un po' nei trailer di Babylon, c'era veramente all'epoca? Ti risulta? Da una parte sì, dall'altra sì, sai perché? Perché anche la stessa United Artists, formata appunto da Chaplin, dalla Pickford e altri, ecco, Griffith e quello che era il marito della Pickford, vennero presi per matti, perché i produttori, i veri produttori, dicevano: questi sono attori, ma questi faranno una finaccia, non ce la potranno fare, e quindi invece loro ce l'hanno più che fatta attraverso, per esempio, la formazione, cioè rendendosi indipendenti anche da una produzione ufficiale che c'era comunque, no? E che voleva un po' tenere le redini e condizionare il cinema, insomma, i messaggi che il cinema mandava. Invece loro ce l'hanno fatta a conquistarsi questa libertà rendendola ufficiale. E Chazelle dice che oggi, per esempio, siamo messi peggio, cioè ci sono troppi tabù e moralismi, secondo lui. Il film Babylon lo ha fatto apposta per questo, tra l'altro ci ha messo 15 anni per scriverlo, e quindi vabbè, insomma, nel frattempo avrà maturato le sue considerazioni. Ma ecco, è interessante vedere Babylon perché ci parla anche di noi, ogni personaggio parla un po' di noi, no? Sì, poi è bello anche perché per un senso di invidia vedere quello che potevano combinare liberamente 100 anni fa, quando insomma stavano facendo la storia del cinema, magari non si rendevano conto, a distanza di 100 anni ancora vengono invidiati. Esatto, non se ne rendevano conto di fare la storia del cinema. Guarda, c'è ad esempio una cosa che voglio dare a noi italiani, perché adesso stiamo parlando di Hollywood, ma l'invenzione della carrellata, ad esempio, è stata fatta in un film muto, Cabiria, da Pastrone, regista italiano, che, sai, a me piace raccontarla così, in maniera molto pratica. Immaginiamo che siamo in un set di Roma. Oh, come fa, mamma, a spostare sta cosa? Ma metti un po' la cosa sul carrello, va. Ecco, cioè, ecco, sì. Succedeva questo, le invenzioni che oggi sono la super carrellata, la steadicam, le cose accadevano per ragioni molto pratiche, molto artigianali, e che sono diventate invece modalità di narrazione artistica. Sì, tra l'altro il carrello c'è ancora, nonostante la tecnologia della quale dispone Hollywood in questi giorni, ma il carrello esiste ancora, e quindi, anzi, a volte è una scelta artistica anche quella, cioè del tipo: scelgo il carrello proprio perché oggi ci sarebbero tantissime altre possibilità, ma quella mi dà, è l'unica inquadratura che mi rende quel messaggio, quella comunicazione che voglio dare. Quindi è interessante il linguaggio cinematografico. Andatelo a vedere al cinema, dice, tanto mo' esce streaming, questo è uno di quei film che va visto al cinema, perché racconta proprio la storia del cinema, quindi visto a casa, dice, ma c'ho 75 pollici, ma non è la stessa cosa. Ecco. No, è vero, tra 6 mesi Babylon esce in streaming, lo possiamo dire, sì, ma sì. Andate al cinema, andiamo al cinema, perché è veramente un'altra storia il cinema, sì. Il film va visto lì. Va bene, grazie Paola, noi ci sentiamo giovedì prossimo per Paola Pela, Giovedì Cinema su Radio Linea numero 1. Ciao, ciao Paola, ciao. Radio Linea numero 1.